Quarta giornata del torneo San Lazzaro in Serie B. Si affrontano il big match di giornata, squadra di calcetto. Ehi, cuore a mamma, ci saluta Vitiello, e anche Esposito. Abbiamo il solito saluto sportivo. Siamo in sorteggio. Il sorteggio l'avete fatto? Che vergogna. Che vergogna, che vergogna. Vai Massimo, ma non fate che cazzate, fate cadere, ci sta facendo vita. Sì. Siamo Esposito, palla in verticale per Gargiulo, ancora Gargiulo, palla in mezzo per Fiorillo, cade giù, la spazza Torino, la palla per Luciano su, mentre viene Esposito, ancora Fiorillo di testa. Palla in avanti, lo sopra il petto di Torino, Somma che la alza, la traversa clamorosa di Luciano Somma. Era partito per essere una parrocchia. Lucianone Somma, ancora Somma con il destro, pallone che termina di poco a lato. Ora Maddaloni la mette in mezzo per Esposito, che si gira Esposito. Non è alto. Difende la sfera, guarda Fiorillo. Guarda Fiorillo, va sotto la sola, va ad allargare per Gargiulo, Gargiulo in destra di Gargiulo. Allora che termina alla destra di Stefano Martina. Va rubata da Gargiulo che prova ad andare con il destro, Martina la para. Fiorillo il tocco per Vitiello, forse un tocco di troppo. Insomma ancora Vitiello, Martina la blocca. Parte destra, dove fuori. Finisce qui il primo tempo, 0-0. Ancora Somma va con il destro, deviazione della barriera. Ancora Somma, la palla per Fiorillo, ottimo infiltrante per Maddaloni, il colpo d'acqua ottimo per Gargiulo, marcante, non riesce però da... Massimo, ancora Fiorillo subisce fallo, si prende il vantaggio, palla messa in mezzo per Maddaloni che si gira. Barbieri va a metterle in mezzo, cioè la deviazione, anzi no, a fondo. Pallone! Va Tescione, palla in verticale, stop di Gargiulo, il sombrero che riesce, di Gargiulo, spostato di forza, ancora Fiorillo, un dribbling. Faccio d'angolo per Iparamama con Gargiulo, palasco dell'Ada, Maddaloni con la nuca, il palo e poi Artina, ancora Luciano Somma. Prova a fare la differenza. Ora Esposito, vale in mezzo, deviazione sotto misura di Fiorillo che per poco non trova il gol. Non è mio. Oh, Barbieri! Allora diciamo Tescione, sombrero, ora Barbieri, uomo, ti ha rovesciare là. Sarà calcio di punizione. Va Fiorillo con il destro, il gol di Fiorillo all'ultima azione della partita, l'1-0 Deborah Mamma e finisce qui.
all'ultima azione della partita, che punizione di Fiorillo. Entrambiamo qui il nostro collegamento. Fiorillo, siamo con Fiorillo, migliore in campo della partita, vinta all'ultima azione per 1-0. Stiamo parlando a mano, tu calci di punizione, ancora io questa partita, un po' noiosa, però i tre punti sono arrivati. È stata una partita molto difficile, però l'importante sono questi primi tre punti da cui dobbiamo cominciare per fare la nostra rimontata. E dopo questi tre punti, i nostri obiettivi nel torneo quali diventano? Ma sono sempre migliori, pensiamo partita dopo partita. E poi sono i playoff che comunque dicono la verità. Noi siamo rossodipendenti comunque, volevo dirlo. Ciao ragazzi. Ciao.